Anche in questo settore gli italiani lasciarono agli austriaci il possesso delle creste più elevate, come quella dove oggi si trova la capanna Casati, dalla quale già all'inizio dell'ostilità scese a bruciare il nostro caposaldo della capanna Cedec. Oggi è una bella giornata e la cima del Gran Zebù è piena di alpinisti, ma durante la Prima Guerra Mondiale ospitava una batteria austriaca. Gli italiani non si rassegnarono a questa situazione di inferiorità e nel giugno 17 attaccarono la difficile montagna. Preso di sorpresa il nemico, un piccolo di drappello riuscì a rintanarsi una cinquantina di metri dalla vetta, costruendo quello che venne chiamato il nido d'aquila. Strana guerra, questa sulle cime e sulle creste del gruppo dell'Ortres Cevedale. Non attacchi di massa come sull'Ortigara o sul Grappa, ma isolate azioni condotte da gente di montagna abituata a sacrifici e a privazioni e che il destino aveva costretto a suo malgrado a combattere in campi contrapposti. Alpini contro case Jäger, alpinisti e montanari da una parte e dall'altra. Al rifugio Pizzini si unisce con noi un gruppo del CAI di Cosenza che percorrerà la parte finale del sentiero della pace fino a monte del rifugio Branca, dove, protetta da una lunga rete di reticolati, si trovava la prima linea italiana. Sulla cresta del ghiacciaio delle Rosole a monte del rifugio Branca, e qui si trova la ridotta di prima linea italiana, che ha una grandissima funzione strategica perché doveva bloccare un eventuale attacco degli austriaci dalla valle delle Rosole e proteggere l'avamposto dei forni. Bene, proprio da qui si è verificato l'unico attacco austriaco comandato da un italiano, dal capitano Ghedina di Cortina. Pensate che prima di lanciarsi all'attacco col suo drappello di soldati, Ghedina ha scritto una lettera a sua madre dicendo: mamma, vado a combattere quei traditori di italiani, perché naturalmente Cortina allora era austriaca. Questo drappello è sceso dalla vedetta delle Rosole, è riuscito a superare questo avamposto, ma poi è stato intercettato dagli italiani giù in basso, dove c'era il torrente, e sono morti tutti in questo attacco, e gli italiani sono riusciti a difendere l'avamposto dei forni, che era fondamentale per proteggere poi tutta la valle di Santa Caterina. Seguendo le trincee scendiamo a rifugio Branca, un belvedere sul ghiacciaio dei forni in fase oggi di evidente regresso. Una breve sosta, non più a base di pizzoccheri, ma di piccantissimo salsiccia calabrese, e di nuovo in marcia verso il passo del Gavia. Dalla valle Cedec il sentiero della pace si porta infatti al passo del Gavia passando i piedi del ghiacciaio dei forni. Costituito da tre diversi bacini, uniti a formare una sola lingua, scende per chilometri verso valle ed è coronato da 13 cime superiori ai 3.000 metri, le cui creste nel 15-18 furono presidiate dagli austriaci. Solo alla fine delle ostilità, nel 1918, gli italiani passarono la controffensiva, combattendo la battaglia più alta della guerra per la conquista dei 3.678 metri della punta San Matteo.